Un pacchetto di interventi ad hoc per Caivano. All'indomani del maxi blitz al Parco Verde e dintorni, che ha visto schierati carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia metropolitana, il governo punta a un provvedimento specifico per quel fazzoletto dell'area metropolitana di Napoli, teatro di violenza ed emblema di degrado sociale. Palazzo Chigi starebbe lavorando a un provvedimento ampio nel quale troverebbero spazio tutti gli interventi già annunciati in occasione della visita della Premier Giorgia Meloni. Si andrebbe cioè dal recupero del complesso Delfinia, per il quale il ministro dello sport Adobi ha già garantito risorse per una decina di milioni, al potenziamento degli organici, dei docenti e del personale amministrativo delle scuole locali, per garantire la loro apertura anche nelle ore pomeridiane. E ancora la lotta senza quartiere alla dispersione scolastica, con l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori e un pacchetto di iniziative di carattere culturale definito dal ministro Sangiuliano per dotare il centro Delfinia di una sala multimediale e di una biblioteca. L'arco degli interventi insisterà dal punto di vista delle coperture finanziarie sia sulle risorse del PNRR, a partire da quelle già previste nell'ambito di Agenda Sud destinata a 2000 istituti scolastici del Mezzogiorno, sia sui fondi della coesione, il cui utilizzo per la programmazione 2021-2027 è uno dei punti salienti del decreto Sud predisposto dal ministro Fitto e probabilmente pronto per essere discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri.